Xbox Series S è al centro di un complesso dibattito relativo alla sua potenza e alle sue prestazioni. Sviluppatori ed esperti del settore hanno infatti espresso i loro pareri e le loro perplessità sia per quanto riguarda la retrocompatibilità che la sua effettiva capacità di tenere testa a Series X e PlayStation 5. Partiamo con la questione retrocompatibilità. Secondo una recente analisi di Digital Foundry, Xbox Series S, la console low cost presentata nei giorni scorsi da Microsoft, è pensata per offrire i giochi next gen ad una risoluzione massima di 1440p, non sarebbe in grado di far girare al meglio i giochi nella loro versione Xbox One X. Ci sarebbero infatti problemi di memoria, oltre che di potenza computazionale, che limiterebbero questo tipo di retrocompatibilità. Questa affermazione è stata fatta durante una diretta del collettivo specializzato in tecnologia di Eurogamer.net. Durante l'analisi di Xbox Series S è emerso che la console potrebbe avere dei problemi con la retrocompatibilità delle versioni enhanced dei giochi per Xbox One X, mentre non dovrebbero esserci problemi per la versione Xbox One e Xbox One S dei giochi attualmente sul mercato. Richard Ledbetter, il fondatore di Digital Foundry, ha dichiarato che secondo lui non si potranno avere i giochi di Xbox One in 4K su Xbox Series S, e il motivo è presto detto. Xbox One X ha 9 GB di memoria di sistema, mentre Series S ne ha solo 8, e inoltre la potenza della GPU di Series S potrebbe essere minore in alcuni scenari, una cosa che non consentirebbe di avere un adattamento all'altezza delle aspettative. Quindi per fare un esempio, Red Dead Redemption 2, che su Xbox One X gira in 4K, su Xbox Series S potrebbe non raggiungere questa risoluzione, ma probabilmente garantirà prestazioni comunque migliori degli 800p della versione Xbox One. A tenere banco, come detto in apertura, non sono però solo i dibattiti sulla retrocompatibilità, ma anche quelli relativi alla sua potenza e alle sue capacità di gestire i giochi di nuova generazione. Ad una prima analisi, infatti, Xbox Series S sembra davvero essere un piccolo miracolo di tecnologia, ma in rete sono appunto emersi pareri contrastanti di alcuni sviluppatori di videogames per quanto riguarda le sue reali capacità. Secondo alcuni sviluppatori, infatti, Xbox Series S potrebbe limitare le prestazioni di Xbox Series X, non facendo emergere la vera next gen. Ad aprire le danze è stato Sazan Sepper, che ha scritto un messaggio sibillino su Twitter. Come consumatore la amo, come technical producer prevedo problemi. Al suo messaggio hanno fatto eco quelli di molti altri sviluppatori, come Billy Kahn di ID Software, che vede la minore quantità di RAM di Xbox Series S rispetto a Series X come un grosso problema. A lui si è accodato anche David Michener di Infinity Ward, che ha parlato di Series S come di una console dalle caratteristiche inferiori che farà da collo di bottiglia per Xbox Series X. La pensa diversamente invece Robert Bowling, secondo cui solo le esclusive avranno reali problemi, visto che normalmente i multipiattaforma sono già progettati per girare su sistemi molto diversi tra loro. Thomas Puha vede i limiti di Series S come una bella sfida tecnica per equilibrare i vari elementi. Comunque sia, secondo lui, viste le caratteristiche della console, i giochi che sfrutteranno maggiormente la CPU avranno meno problemi di quelli che invece faranno un uso massivo della GPU. Jack Cartridge non vede tanto problemi tecnici quanto costi in più per l'ottimizzazione. Molto più specifico invece Dan Ways di Squanch Games, che ha illustrato in una lunga serie di post su Twitter tutti i problemi che potrebbero derivare dal processo di ottimizzazione dei giochi per Series S, sottolineando anche i vantaggi che ne trarrà Sony, l'unica che potrà proporre esclusive first party progettate per un hardware più performante. Insomma, la questione sembra essere complessa, e solo il tempo ci saprà dire se Series S avrà limitazioni per quanto riguarda la retrocompatibilità e risulterà davvero essere una macchina incapace di tenere il passo di Series X e PlayStation 5. Ora però diteci la vostra, Series S vi ha conquistato oppure andrete a colpo sicuro su Series X? E poi, la retrocompatibilità è un fattore decisivo per voi quando si tratta di fare il salto in una nuova generazione di console? Scrivetecelo nei commenti e se non volete perdervi neanche una news sulla next gen, il consiglio è quello di iscrivervi al nostro canale YouTube e attivare le notifiche cliccando sulla campanella. L'appuntamento è al prossimo video, sempre qui su multiplayer.it.